Buona giornata e ben ritrovati a 7 in punto. Riparliamo un'altra volta di una visita di un ministro, non un premier come un paio di settimane fa con il ministro Renzi, ma anche in quell'occasione c'era il ministro all'istruzione Stefania Giannini. Bene, dopo 2 settimane nuovamente il ministro ha ripreso il giro delle scuole in Italia, ripassando per una scuola veneta, ed è stata anzi più che altro una giornata intera dedicata alla città di Padova e a 3 diverse situazioni di istruzione e anche di formazione professionale. Infatti ha cominciato il suo giro con una scuola materna, la scuola dell'infanzia della Natività di Padova, poi è passata al centro, il CFP, il centro di formazione professionale dell'ENAIP, e quindi in seguito nel pomeriggio ha presenziato alla 792esima inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Padova. Quindi 3 diversi momenti, in tutti e 3 c'è stato modo di avere un confronto con la città e non solo sui problemi dell'istruzione, ma soprattutto anche sia sulle istanze che chiede chi opera direttamente nel campo dell'istruzione, ma anche naturalmente verificare quella che possa essere la politica attiva del governo, che ha già dimostrato in queste prime settimane di insediamento del governo Renzi. Bene, cominciamo questa panoramica, questo breve racconto in questa prima parte di 7 in punto con la voce proprio del ministro Stefania Giannini e questa sua descrizione ai nostri microfoni di quale sarà l'opera del suo ministero. Sì, è un ministero in cui ci sono tante piccole e grandi complessità da risolvere, bisogna cercare proprio di fare questo sforzo subito, di tirare fuori la testa dall'emergenza quotidiana e guardare a una strategia di lungo termine. L'edilizia, come ho detto prima, è una parte importantissima perché le scuole devono essere belle fuori e poi è subito anche esso il contenuto e tutto quello che riguarda la qualità della didattica dall'infanzia fino all'università, quindi non ci annoieremo, credo. Insomma, una bomba al giorno da disinnescare, ha detto. Sì, se vogliamo dirla in termini molto semplici è così. Senta, Renzi ha detto: attenzione, se ci sono dei problemi inauguriamo questo nuovo modo di rapportarci, inviateci delle segnalazioni, siamo pronti anche a uscire dalla logica del patto di stabilità. Questo è uno dei principi che consentiranno di avviare questo grande piano nazionale dell'edilizia e che consentiranno di destinare a questo scopo importante, nobile e utile al Paese soldi che ci sono e che sono bloccati, come sapete, nelle amministrazioni locali. A fianco a questo, come ho detto qualche giorno fa alla stampa nazionale, il Ministero dell'Università ha un suo percorso che si unirà a quello del piano nazionale governato, diciamo, da un'unità centrale a Palazzo Chigi e che può già destinare oggi 1 miliardo di euro, quindi mettendo tutto insieme, facendo uno sforzo comune, insomma una novità di questo governo è anche cercare di procedere con politiche integrate e non ministri che combattono la loro battaglia. Si dovrebbe avere in qualche tempo un risultato molto efficace. Le prime sue 2 missioni, Treviso con Renzi, qui a Padova, il Veneto cosa ha in più? Come messaggio da dare all'Italia? Le motivazioni sono quelle che conoscete, una regione che ha fatto dell'istruzione un proprio punto di riferimento, Padova, non lo dico io, ma i dati oggettivi, è non solo l'Università di Galileo ma anche quella che ha ottenuto i migliori risultati nella valutazione della ricerca scientifica di quest'anno, è un'università d'eccellenza. Queste scuole, come la scuola della Natività di Maria che ho appena visitato, sono la testimonianza di come un sistema integrato dell'istruzione possa veramente fare bene e questo quindi mi pare un laboratorio importante su cui si può anche fare una riflessione di esportazione se ci riusciremo ad altre regioni italiane. Sono importanti parole di apprezzamento queste al sistema veneto, possiamo definirlo così, ma anche alla scuola stessa che ha visitato. Ricordiamo che ha incontrato 56 bambini che hanno fatto anche in questo caso i canti dedicati appositamente che la settimana scorsa in Sicilia avevano dato qualche polemica al premier Renzi, ma naturalmente è un esercizio per il quale i bambini si sono davvero divertiti anche a imparare canzoncine e cantarle e dedicarle a lei. Lei stessa si è presentata a loro.
loro prendendo uno sgabello, sedendosi di fronte, dicendo ciao bambini, sono anch'io una maestra, mi chiamo Stefania, faccio la maestra anche se di ragazzi ben più grandi. Lei è stata rettore dell'Università per Stranieri di Perugia per 10 anni. E dicevamo del giro complessivo, è passata poi a un ente di formazione professionale, il centro di formazione professionale dell'ENAIP a Padova, dove ha incontrato, aveva appunto al seguito anche altre persone legate al governo, in questo caso il sottosegretario neonominato, ovvero Barbara Degani, che aveva anche però la fascia blu ancora di presidente della provincia di Padova. Sentiamo cosa ci ha detto ai nostri microfoni. Il riconoscimento dell'eccellenza di Padova sostanzialmente in questa visita nuova? Sicuramente un'eccellenza a Padova e sicuramente anche un'eccellenza per quanto riguarda la formazione. Siamo venuti qui all'ENAIP, che è riconosciuto universalmente a livello nazionale, la preparazione dei ragazzi che vengono qui. Secondo me la cosa più importante è che si dà dignità al lavoro e si crea una cultura diversa rispetto a quella che c'era anche fino a qualche tempo fa, che è quello che il lavoro, anche il lavoro manuale, ha una sua dignità, soprattutto ti permette di fare una cosa che ti piace e qui si impara lavorando. Ecco, questa è una cosa secondo me davvero ancora molto importante. Com'è l'azione vista dal governo, diciamo? Anziché vista dalla prospettiva della provincia? Diciamo che negli altri stati europei questo tipo di formazione è qualificante e qualifica e soprattutto permette a chi la fa di andare a lavorare. Il 70% dei ragazzi che escono da qui vanno a lavorare e trovano lavoro. Beh, io credo che in questo momento forse bisogna guardare verso l'Europa e quindi verso questo tipo di formazione e magari scegliere o far scegliere i propri figli delle attività o delle scuole che ti permettano anche di svolgere il tuo lavoro manualmente, non solo intellettualmente. Poche ore prima il Presidente del Consiglio Renzi aveva effettuato alcune dichiarazioni non certo così accomodanti con il mondo del sindacato, perlomeno dicendo che il governo intende avere una propria strada, soprattutto sul mondo del lavoro, dell'istruzione e in qualche modo potrebbe portare ad avere qualche attrito e il governo se ne farebbe una ragione. Abbiamo voluto sentire, visto che era presente al seguito del ministro Stefania Giannini, anche un parlamentare del Partito Democratico Veneto come Giorgio Santini, che in passato però è stato a lungo segretario a vari livelli della CISL del Veneto. Dunque si è occupato dei temi del lavoro direttamente dal sindacato e poi ha cercato di esportare la sua esperienza in Parlamento, anche se non a governo, se non in passato. Sentiamo dalle sue parole questo interessante spaccato della doppia visione. Proviamo a fare una specie di gioco. Se quando era segretario della CISL avesse avuto un approccio con un governo di questo tipo, sarebbe stato soddisfatto, diciamo, per come è cominciato questo tipo di dialogo? Bah, io penso che bisogna guardare la sostanza, no? Al di là dei giochi di parole che a volte nascondono anche volontà o a volte no. La sostanza, adesso appunto siamo a 2 giorni dal Consiglio dei Ministri, se la sostanza è quella che viene in qualche modo anticipata, cioè un forte intervento di riduzione delle imposte sia sul lavoro sia sulle imprese, magari alternando un anno sul lavoro, un anno sulle imprese, come si dice, un forte intervento per finalmente dare un impulso allo sviluppo pagando i debiti della pubblica amministrazione, sono 2 misure che al sindacato vanno benissimo, quindi nella sostanza io penso, se fossi ancora al sindacato, che se queste misure effettivamente ci saranno mercoledì, nei prossimi giorni, sono misure che vanno fortemente sostenute perché vanno nella giusta direzione. Il problema, come sappiamo, sono sempre le quantità, cioè le coperture, però mi pare che il governo sta facendo uno sforzo, io testimonio anche dal Parlamento, uno sforzo importante per trovare risorse attraverso la revisione della spesa, attraverso il contrasto all'evasione, insomma attraverso quelle politiche che vanno effettivamente fatte, cioè far passare risorse verso il lavoro prendendole dalla rendita e dall'evasione. È una velocità di azione che è realmente possibile questa? Sì, con realismo e con attenzione sempre ai conti, perché sappiamo che al di là delle nostre giuste affermazioni anche di orgoglio nazionale che vanno fatte, però insomma siamo in un contesto europeo
che non ci farà sconti, insomma ci guarderà con attenzione. Adesso siamo sotto monitoraggio ulteriormente, quindi, però con realismo la cosa è possibile. Io credo che le cifre che sono girate possono rappresentare quello shock positivo, soprattutto se ci sarà rapidità e ci sarà anche, contrariamente rispetto anche al passato, i problemi che ha dovuto affrontare anche il governo Letta, la capacità di tirarsi fuori dalla palude burocratica che in Italia è sempre purtroppo in agguato, insomma. Ultima cosa, da Veneto, che ha visto crescere queste strutture, è un po' anche un orgoglio, insomma, vedere riconosciuto direttamente il primato sostanzialmente del Veneto in questo. Sì, beh, io sono un tifoso della formazione professionale, mi sono sempre occupato anche nel sindacato, perché è uno dei pochi posti nel quale, insomma, si può seriamente ricostruire quel legame tra formazione e lavoro, che è una delle principali cause delle difficoltà anche dei giovani, non solo, naturalmente c'è la crisi che pesa tantissimo, ma oltre alla crisi c'è anche una sorta di spiazzamento, cioè a volte si studiano cose che purtroppo non servono poi nella vita reale. Ecco, queste esperienze, come fu negli anni 60, insomma il miracolo Veneto parte da queste scuole oltre ai studi tecnici, queste esperienze sono dei tasselli decisivi su cui ricostruire anche un nuovo rapporto tra l'indispensabile fase educativa e formativa delle persone, ma anche poi l'aggancio un po' meno traumatico con la realtà lavorativa. Grazie. 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 Si diceva dell'importanza del Veneto in questo sistema di formazione, basta un dato, ci sono 130.000 giovani avviati ai centri professionali, di formazione professionale in Italia, bene, il 50% sono concentrati tra il Veneto e la Lombardia, quindi sono le regioni trainanti in questo sistema. L'ultima occhiata generale raccolta nella giornata di ieri l'abbiamo voluta a tre voci sostanzialmente. Abbiamo e sentiamo ora i commenti di Ivo Rossi, che è il sindaco reggente di Padova, che spiegherà anche quale richiesta è stata effettuata al ministro Giannini per poter avere i fondi da destinare poi all'edilizia scolastica. Quindi la presidente nazionale di ENAIP Paola Vacchina ed infine Andrea Colasio, che è assessore alla cultura del comune di Padova. Sentiamoli. È un investimento poderoso che abbiamo fatto perché abbiamo ritenuto che le scuole fossero una priorità non soltanto per il nostro paese ma anche per la nostra città. Abbiamo realizzato 13 nuove scuole di ogni ordine e grado, 3 asili nido, e negli ultimi anni abbiamo dovuto fare i conti anche col patto di stabilità, e ciò nonostante abbiamo, come dire, stabilito che la priorità erano le scuole. Questo ci ha consentito non tanto di non avere il patto ma di usare il patto su altre opere, e credo che questo sia una cosa importante, perché in Italia non credo ci siano precedenti di questo tipo. Abbiamo bisogno però ancora di fare interventi, perché abbiamo alcune scuole che hanno bisogno di ulteriori sistemazioni, ed è per questo che ho presentato al ministro la richiesta di 770.000 euro, se parliamo di una scuola che è la scuola Ardigò, che ha bisogno di essere sistemata. Diversamente ce la faremo con i nostri soldi, basta che ci liberino dal patto di stabilità, almeno sul fronte delle scuole. Il riconoscimento dell'eccellenza di Padova a tutti i livelli, diciamo, di istruzione, questo può far bene, ma appunto vi dà forza anche in quelle richieste che avete fatto? Direi di sì. Una delle cose più importanti che ha detto il ministro, anche il prefetto prima, è che la nostra è una città che ha investito tanto nell'istruzione che può dire davvero di essere una delle realtà più eccellenti a livello nazionale. Troppo spesso, se vogliamo, se ne parla male genericamente, invece si scopre che sia nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole intermedie, nell'università siamo i primi posti nella ricerca. E quando tu pensi che anche in una scuola di formazione professionale come questo il 70% dei ragazzi trova lavoro entro il primo anno, significa che anche dentro la crisi chi ha la formazione è in grado di affrontare il mercato del lavoro, è in grado di formarsi e soprattutto poi quindi anche di farsi una famiglia con il lavoro. E questo io credo sia il messaggio più positivo che viene da una giornata come questa. Grazie. Belle parole, una bella giornata, un riconoscimento importante soprattutto al ruolo e ai numeri anche che ENAIP, non solo la formazione, ha fornito. Certo, perché qui in Veneto si ha la fortuna di avere un sistema di istruzione e formazione professionale solido che da tanti anni dà risultati importanti in termini di abbattimento dell'abbandono scolastico, in termini di occupazione giovanile quando i ragazzi prendono le loro qualifiche, i loro diplomi, e questo è molto importante. Purtroppo non in tutta Italia è così, quindi la giornata è importante.
importante perché il ministro possa portare anche nelle altre regioni italiane questa esperienza importante. Ecco, si diceva Veneto e Lombardia trainanti nell'esperienza della formazione professionale. Assolutamente sì, perché tra i giovani che fanno i nostri percorsi il 50% sono collocati, di tutti quelli che in italiani, sono proprio tra Piemonte, Lombardia e Veneto, quindi tre regioni non a caso quelle più sviluppate, non a caso quelle che hanno appunto anche i tassi migliori rispetto al successo formativo dei giovani. Quindi io credo che quando abbiamo le buone esperienze, abbiamo i casi di eccellenza, vanno soltanto in qualche modo riprodotti e imitati anche nei territori dove ci sono più difficoltà. L'occasione è ghiotta, avere un ministro di fronte per poter chiedere effettivamente quali sono le cose principali. La priorità assoluta, quale vede? Credo proprio per l'occupazione giovanile, proprio valorizzare il sistema di istruzione e formazione professionale, che è il sistema duale. In Italia c'è, esiste, ancora deve essere, come dire, visto, riconosciuto e valorizzato, diffuso in tutto il paese e messo in condizioni di poter operare, come dire, con tutte le potenzialità che può esprimere. Un'ultima cosa, l'Europa fornisce anche delle possibilità con dei fondi particolari, vengono sempre spesi questi fondi oppure c'è ancora uno spreco da qualche punto di vista? Anche qui dipende molto da regione a regione, quello che però noi crediamo adesso, siamo in una fase di programmazione per i nuovi 6 anni diciamo di programmazione e quindi la destinazione dei fondi strutturali dell'Unione Europea credo debba veramente anche essere destinata a questo ambito, all'ambito della formazione professionale, dei giovani soprattutto. Una mattina col ministro per capire un attimino anche prospettive per il terzo settore, altri interventi possibili. Ma vede, noi siamo a nord-est, siamo in Veneto, io l'ho scritto più volte nei miei lavori, qui la società si è sempre auto-organizzata contro lo Stato, tra virgolette, si dà la rerum novarum, come dire, la società veneta, non è un caso che la formazione professionale, le scuole paritarie, dove le trovi? Dove, per dirla con Tocqueville, a fronte di un problema la società federale si auto-organizza. Il nord, il nord-est, per quanto riguarda i percorsi formativi, i percorsi educativi, hanno sempre trovato all'interno della società la capacità di fornire risposte. Non c'è solo lo Stato, c'è una pluralità dell'offerta formativa, c'è una pluralità dei percorsi culturali. Come dire, prima viene la società, poi viene lo Stato, e il fatto che la Ministra abbia accettato la nostra richiesta come Scelta Civica di venire qui a testimoniare la sua attenzione al terzo settore, al privato sociale, vuol dire che la ministra e noi capiamo che il principio di sussidiarietà non è un optional, è il solo modo con cui il nord-est e Padova nello specifico potranno rimettersi in moto. Non è sufficiente lo Stato, non è sufficiente il comune, è necessaria la forza, l'intelligenza, la competenza e la professionalità delle imprese, del terzo settore e delle famiglie. Padova dunque non è stata scelta a caso? No, non è una scelta casuale, ci abbiamo riflettuto a lungo con l'amico della Zuan. È vero, qui c'è una facoltà che eccelle, l'Ateneo Padova-Tavino eccelle a livello internazionale, abbiamo visto i test di valutazione comparativa, ma c'è anche qualcosa, non c'è solo l'Università di Galileo, ma c'è anche una società civile che ha saputo auto-organizzarsi e fornire sul fronte educativo, sul fronte dell'assistenza sociosanitaria, delle risposte inedite che hanno permesso allo Stato di risparmiare risorse, ma soprattutto, ecco la cosa importante, hanno personalizzato le risposte e i bisogni, che è una cosa molto importante che il pubblico spesso non riesce a fare, anche se a volte lo fa in modo eccellente. Ecco dunque le altre voci di questa lunga giornata padovana, quella di ieri del ministro dell'istruzione Stefania Giannini, che abbiamo sentito all'inizio, ha detto diverse cose importanti, compresa una che è stata invece soltanto accennata ma che è venuta fuori nel corso della giornata, e cioè che si trova, lei che si è appena insediata, a dover in qualche modo disinnescare ogni giorno una diversa bomba all'interno del proprio ministero, per dire quanti problemi possono trovarsi nella fase appunto di costruzione anche di una linea direttrice per poter in qualche modo gestire l'istruzione, l'università e la ricerca. Bene, si chiude qui intanto questa prima parte di 7 in punto, modello di istruzione, per dire appunto come Padova e il Veneto abbiano dato un'ulteriore dimostrazione di una ottima organizzazione a livello di scuola, a livello di formazione professionale e di università. Tra poco cambio della guardia, qui in conduzione ci sarà Roberto Guidetti, con lui l'ospite che arriverà in studio, Cristian Malinverdi.
di Confartigianato Vicenza. Si parlerà naturalmente ancora molto dei problemi del lavoro. Grazie intanto a voi, buona giornata e a tra poco per la seconda parte di Sette in Punto.